AutoCAD 2010 presenta un'interfaccia molto variata rispetto alle versioni precedenti, anche rispetto alla 2009, della quale conserva ancora la barra multifunzione, ma alla quale sono stati fatti dei cambiamenti. Vediamo adesso in dettaglio alcune di queste funzioni, partendo dal menu dell'applicazione in alto a sinistra. Cliccando su questo menu noi vediamo un elenco dei comandi per la gestione dei file, il cui schema riprende un po' Office, il nuovo Office, e all'interno di questi comandi vediamo che ci sono dei sottomenu e dei sottocomandi. Ad esempio in Esporta noi possiamo scegliere il tipo, il formato di esportazione del nostro file. Nel menu dell'applicazione abbiamo anche dei comandi come unità di disegno, che fornisce degli strumenti di gestione dei disegni, ad esempio unità, e questa è la classica finestra di gestione delle unità di disegno. Ritorniamo al nostro menu dell'applicazione. In fondo, in opzioni, si apre la finestra delle opzioni, che è la classica finestra di gestione dell'interfaccia, quindi apri e salva, gestione del sistema, gestione in sostanza di tutte le impostazioni di base del sistema, che è però simile, che è quasi uguale alle versioni precedenti, quindi non è una novità. Ritornando sempre nel menu delle applicazioni, vediamo come è possibile in alto definire, selezionare, ad esempio inserire un comando linea, e all'interno delle opzioni linea, quindi la corrispondenza, ci propone il comando, o cliccando direttamente questo, come si può vedere, parte il comando che abbiamo digitato. In questo caso serve per quando uno non si ricorda alcuni comandi. Vediamo anche un'altra particolarità di due icone che sono relative a documenti recenti e documenti aperti. In questo caso noi abbiamo aperto solamente un disegno. Fra i documenti recenti che sono stati chiusi, con l'opzione in basso qua chiudi, possiamo appunto, inserendo, portando il mouse sopra l'anteprima, avere un ingrandimento dell'anteprima con alcuni dati di informazioni sul file. È possibile questo elenco averlo come elenco ordinato, come data di accesso, dimensioni, tipo. Non solo, ma la visualizzazione può essere fatta per immagini grandi, quindi questa anteprima, oppure anche per icone piccole, la classica icona di AutoCAD. Ritorniamo nella barra in alto, questa in particolare la barra degli strumenti di accesso rapido, che è questa in alto a sinistra, dove sono riportati gli stessi comandi di gestione dei file, oppure possiamo anche sempre poi disattivare l'icona e il comando che abbiamo appena inserito. Un'altra funzione molto importante all'interno della barra di accesso rapido è questa, è mostra barra dei menu. Questa barra dei menu è la classica barra dei menu di AutoCAD, diciamo AutoCAD classico, quindi esattamente quella che chi conosce AutoCAD ha sempre usato, e che si sovrappone alla barra multifunzione. Quindi per chi inizia a usare queste nuove versioni, cioè la nuova versione soprattutto del 2010, questo è un collegamento con la barra classica di AutoCAD, quindi in questo modo può anche usarla in maniera sovrapposta e ricorrere a questa quando magari si trova leggermente spaesato con questa nuova interfaccia. La possiamo anche disattivare, semplicemente nascondi barra dei menu. Al centro c'è la barra del titolo, e quindi il titolo del file aperto, e a destra l'info center, dove è possibile digitare
un comando o comunque una funzione e poi cercarla nella guida dell'utente e avere altre funzioni che sono relative al collegamento in internet, quindi aggiornamenti automatici, notifiche e accesso a gruppi di utenti.